Salve, oggi parleremo della prospettiva. È una tecnica questa usata per riprodurre la realtà su una superficie piana. Quella più usata in pittura sono le prospettive centrali ed accidentali. All'inizio del 400 si ebbe un primo approccio con la prospettiva con Filippo Brunelleschi, ma quello che la studiò e ne fece addirittura un trattato fu Piero della Francesca alla fine del 400, quindi in pieno Rinascimento. Carissimi, ci sono numerose prospettive, ma quella più usata in pittura sono quella centrale e quella accidentale. Quella centrale porta un punto, come potete vedere, porta un punto centrale della tela da cui partono tutti gli assi di prospettiva, che sono questi, e questa appunto si chiama prospettiva centrale. Adesso su questo, diciamo, su questa proiezione degli assi si vanno a costruire delle, ad esempio, diversi elementi, tra cui case oppure un paesaggio fatto sempre in prospettiva. Nel caso in cui dobbiamo realizzare uno dei miei dipinti, il pergolato, allora abbiamo questa. È la prima colonna. C'è un'altra, poi anche qui abbiamo lo stesso fatto. Gli elementi possono essere qualsiasi, in questo caso io sto facendo vedere il pergolato, ma ci poteva essere anche un gruppo di case che andavano in prospettiva sugli assi. Questo per quanto riguarda la prospettiva centrale. Poi adesso andiamo a vedere quella accidentale. Quella accidentale porta due punti. Partono tutti gli assi della proiezione. Comunque la prospettiva per gli artisti, per i pittori, è sempre un po' intuitiva, perché la prospettiva nasce come progetto geometrico, però per i pittori intuitivamente possono
possono ricavarsela. Io mi aiuto con un righello, diciamo, allora su questi due assi si vanno a costruire degli elementi che sono appunto del paesaggio o di qualsiasi cosa che sia comunque solida. Poi dipende dalla luce dove sta, in effetti o a sinistra o a destra. E questa è la prospettiva accidentale. Poi nelle prossime lezioni vedremo altre tipologie di disegno e comunque altre nozioni che vi darò. Grazie.